Ieri, giovedì 5 luglio, in occasione della settima edizione del Kappa Future Festival, in programma questo fine settimana a Torino, è stato effettuato un sopralluogo per la stampa con gli organizzatori e con l'assessore al turismo e commercio della città di Torino, Alberto Sacco, con il sindaco Chiara Appendino e altri rappresentanti delle istituzioni. Durante il tour, Maurizio Giuni Vitale, organizzatore, ha illustrato gli aspetti della manifestazione. Vai. Benvenuti, Kappa Future Festival, settima edizione, 24 ore di musica, 12 sabato, 12 la domenica, quindi 100% diurno, 4 palchi, più di 50 artisti, sicuramente gli artisti leader italiani. I palchi sono confezionati artisticamente anche in base alla loro conformazione, se vuoi, geografica, quindi abbiamo la parte più mainstream con gli artisti cosiddetti main, e poi una parte più house, old school, anche di soul americano. Il palco dove siamo adesso, il Future, è sicuramente più beat, un po' più techno, e poi il Burn, che è un buon mix tra house e techno. L'obiettivo è accogliere bene, molto molto bene, far divertire gli ospiti che arriveranno da oltre 80, siamo 89 nazioni, 88 con l'Italia evidentemente. Quindi l'obiettivo è di dare loro un'esperienza assolutamente completa, digitale, sicura e molto gratificante. Per quanto riguarda la sicurezza, sono raddoppiati i varchi. Sicurezza, abbiamo raddoppiato gli ingressi, e quindi perché le uscite erano già raddoppiate l'anno scorso a seguito della nuova circolare della polizia. Abbiamo raddoppiato gli ingressi e quindi abbiamo raddoppiato il protocollo Movement, che ha funzionato nel tempo con un triplice livello di soglia di, diciamo, di perquisizione, quella manuale, poi lo scanner digitale e il portale, il gate dell'aeroporto, che siamo credo l'unico festival in Italia ad avere, di settore ad aver introdotto.